Bivio Inter, Conte sì, Conte no, ci siamo tutti un po' calmati, ieri abbiamo fatto gli sfoghi, un po' tutti gli interisti eravamo lì ovviamente su YouTube, abbastanza agitati perché non ce l'aspettavamo e ce l'aspettavamo, questo pareggio, questa figuraccia in Europa. È una figuraccia perché il Borussia Mönchengladbach è veramente scarso, ve lo garantisco, io seguo la Bundesliga, è una squadra di media classifica italiana potrebbe essere. Hai comprato quello che hai comprato, ti hanno davvero dato tutto. Ormai siamo al punto di bivio sì o no, Conte. Io sono per il no su Conte, devo dire la verità. Se mi sorprende, se incominciamo a fare una carrellata di vittorie, va bene. Se devo essere sincero e devo essere maturo anche come commentatore, come tifoso, l'unico alibi che gli si può dare è il fatto che l'Inter abbia incominciato dopo delle altre squadre. Le altre squadre hanno avuto più tempo, ma solo questo e solo esclusivamente questo. Perché se dovevo pensare alla campagna acquisti, io c'è una cosa che non mi capacito. Noi abbiamo dato via come società, abbiamo dato via Candreva, Godin e Biraghi, tre giocatori che già conoscevano il credo di Conte, avevano assorbito il gioco difficile di Conte. Quindi una volta che quelli già lo conoscevano, che già avevano dato buone prove, tu le mandi via per prendere chi? Vidal e Kolarov, due giocatori a fine carriera, perché dovevano portare esperienza. Adesso il gioco è completamente cambiato, il gioco del calcio è cambiato in tutto il mondo, ma specialmente in Italia. È strano dirlo, ma è così. Si segna tantissimo, 5-6 gol a partita. Significa che tutte le squadre giocano in verticale, giocano la palla, giocano per vincere, giocano in attacco. E avere questi giocatori invece da anni 90, anni 80, che ancora sono lì, devi guardare l'avversario, attenzione, la mano, non mi piace. Non mi piace proprio, è l'idea stessa di questa campagna acquisti che è stata sbagliata. Non è un'idea di campagna acquisti che io ti guardo a 2 o 3 anni, ti guardo proprio alla prossima partita perché ti prendo Kolarov, ho già una certa età. Ma il fatto è che queste persone, non che stanno tradendo questi giocatori Conte, non possono fare di più. È un gioco diverso, è un calcio diverso. Conte non è più, secondo me, un allenatore per questo tipo di calcio. È così, questo è quello che penso io, questo è quello che penso io. E Conte oltretutto non è più quello. Io me lo ricordo Conte a Londra con il Chelsea, me lo ricordo Conte con la Juventus, era un Conte sanguigno e adesso è un Conte un po' più maturo, un po' più. Ha tentato di farlo all'Inter, infatti l'Inter andava bene i primi 2 mesi, era un tarantolato, dopodiché si è spento, si è completamente spento e con lui si è spenta la squadra. Quello che mi preoccupa sono due cose per l'Inter, perché io voglio il bene dell'Inter, non sono come altri che dice devi comunque di fare Conte per volere il bene dell'Inter, una gran cazzata. Io ti farò sempre e solo Inter, non Conte. Quindi mettetevelo in testa, per me l'unica cosa che conta è l'Inter, non l'allenatore chiunque esso sia. Detto questo, ci sono due cose che mi preoccupano. Una cosa che mi preoccupano è che l'intera Inter sembra scollata, sembrano dei pezzi scollati. Da una parte Mauro Tosilio, dall'altra Zhang, dall'altra Conte, dall'altra la squadra e dall'altra i tifosi. Proprio 5 isole diverse, totalmente diverse. Ognuno con la propria direzione, che non guarda neanche le direzioni degli altri. Questo è uno. Ma quello che mi fa più paura, mi preoccupa di più, è la squadra, lo spogliatoio. Questo spogliatoio non si diverte più, non si racconta più, non si guarda più negli occhi. Io lo vedo fra compagni e adesso è più il lamentarsi che il darsi una pacca sulle spalle. E questo è un segnale che dovete sempre prenderlo quando si parla di sport. Negli sport di squadra vince la squadra, vince sempre la squadra. Al momento noi abbiamo un forte attaccante che è Lukaku, che sta tenendo all'impiedi la baracca, ma la sta tenendo perché anche in Europa League è stato lui a portarci in finale. Cioè, sta completamente tenendo la baracca. Infatti, quando lui gioca male in finale, perde l'Inter. Perché se lui non gioca bene, tutta l'Inter ne soffre. E quando gioca bene lui, riusciamo a fare il pareggino perché tutto il resto della squadra c'è un centrocampo che non funziona. Cioè, lo vedi ad occhio nudo, lo vedi anche da casa, seduto in poltrona, lo vedi. Ieri, neanche la difesa, quando deve costruire 20 secondi per uscire dall'area, 20 secondi non per uscire dal centrocampo, ma per uscire da vicino l'area ogni volta. Quindi gli dai modo agli avversari di piazzarsi, praticamente non gli dai modo ai tuoi attaccanti di fare dinamismo. Cioè, sono cose banali che le vedi a occhio nudo. Le vedi a occhio nudo e non si migliorano, non c'è segnale di miglioramento. Perché?
al nocciolo, secondo me, della questione Inter, quello che ha scritto anche, credo, la Gazzetta, se ho visto bene, è vero, la campagna acquisti ha spiazzato ancora di più del fatto di aver preso Conte e aver tenuto Conte dopo il patto del Bellini, che è un patto affumicato, un patto strano, un patto che non si capisce, è stato un patto veloce, è stato un patto della disperazione, questo fra continuiamo con Conte, sì, ma se era co è Conte che forse non vuole continuare con te, cioè ci sono troppi musilunghi all'Inter, fra cui anche quelli dei tifosi. Eppure la squadra c'è, i giocatori ci sono, è una squadra di primo piano, è la squadra forse effettivamente sulla carta più forte d'Italia in questo momento. Cioè, hai giocatori che oltretutto ti stanno giocando bene, è strana questa cosa, perché Lukaku ti sta giocando bene, Barella infatti quando anche va in nazionale ti gioca bene, Lautaro in Argentina ti fa gol e ti fa assist, cioè i giocatori ci sono, manca il gioco e non può essere Conte a guidare tutti dalla panchina, più avanti, più indietro, come telecomandati, non funziona così, non funziona così, è proprio il gioco che secondo me è stato anche capito dagli avversari. Il primo tempo di Inter Borussia è stato imbarazzante. Se sei un tifoso interista, è stato imbarazzante il primo tempo di Inter Borussia. Sei in Champions e già per 2 anni sei uscito fuori dai gironi, cioè ai gironi sei uscito, quindi dovresti essere là davvero un cazzato nero per prenderti 3 punti. E invece sei lì a passaggetti. Andiamo sui singoli passaggetti di Eriksen, Vidal. Ora Vidal, ma secondo voi, ma avete. Io rimpiango Gagliardini, che c'è tutto a dire, rispetto a Vidal, perché Vidal mi ha ricordato un giocatore che forse i più giovani non se lo ricordano, Felipe Melo, che sì, ti faceva bene quei 30-40 minuti, ma dopo, succedeva qualcosa ogni volta, e così sarà anche con Vidal. Vidal, già anche col Barcellona, non era più quel polmone che era una volta. Eppure l'abbiamo preso, ma perché abbiamo preso gente così avanti negli anni, avanti nella carriera? Non lo capisco, non lo capisco. Quest'idea dell'esperienza, ci vuole l'esperienza. È proprio un'Italia antica, uno sport antico, un calcio antico che non c'è più. Io sono davvero sconsolato da vedere l'Inter in questa maniera. Non lo so, io vi dico una cosa, io tifo e tiferò Inter e spero, se l'Inter vince a Genova è un bivio davvero, perché se l'Inter vince a Genova col Genova e vince bene, incominciamo, dopo c'è di nuovo la Champions, ma deve vincere, deve fare risultato, perché se non fa risultato, allora si dovranno sedere, dovranno decidere di mandare via Conte. Perché ci vuole aria fresca nello spogliatoio. Non c'è più tempo, non c'è più recupero, non puoi perdere di nuovo una Champions, non puoi perdere di nuovo uno scudetto dopo tutto quello che hai messo e tutti i soldi che hai dato, non solo a lui, 12 milioni, ma anche i soldi che hai messo sul piatto. Cioè, 12 milioni, chi mi discute, ma non bisogna discutere dei 12 milioni. Questo, ma che ragionamenti strani, diciamo così. Allora, se io compro una Ferrari e mi costa 12 milioni e mi vedo sorpassato dall'Opel, mi sento fregato. Mi sento che quei 12 milioni un po' me li hanno fregati, perché io, beh, con la Ferrari mi aspetto di essere prima dell'Opel o della Citroën o della Peugeot. Cioè, capito? Ti dà un senso di sì, ma io ho capito, ma ti ho dato 12 milioni, mi aspetto un ritorno, cioè mi aspetto che ti sto pagando come lo strapagato. Sei strapagato, quindi puoi avere tutte le tue questioni personali e non personali, ma ti sto pagando sempre quei soldi. Altro che non parliamo dei 12 milioni o parliamo dei 12 milioni. Signori, è così. Cioè, sono stati spesi tanti soldi e mi sembra che si siano rovinati in questo momento solo da un'individualità. E questa individualità deve essere accompagnata alla porta, gentilmente, stringendo la mano, con o senza sorriso in bocca, ma deve essere accompagnata alla porta e portare aria fresca. Secondo me quello che bisogna è aria fresca, c'è bisogno di aria fresca. Dopo, se Conte incomincia a fare risultati, l'Inter incomincia a fare risultati e i giocatori fanno un patto fra di loro, per cui questo mi sta bene sbagliarmi, sono contentissimo se mi sbaglio, sono contentissimo se mi sbaglio, perché con tutti i problemi, questa è una frivolità che ovvio, è tutto frivolo il calcio in questo momento, abbiamo problemi più grossi tutti, però in questo che è il calcio, mi piacerebbe comunque sorridere un po'.
Tutto qua, ma quest'Inter è triste. Io la vedo triste, la vedo davvero triste, un momento triste. Altre squadre che hanno altri problemi, altri, li vedo più compatti, più squadra, più amici, più gruppo dell'Inter. E questo non sta bene. Questo non sta bene, secondo me ci vuole aria fresca davvero, ci vuole qualcosa di nuovo, qualcuno di nuovo al timone dell'Inter. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi, clic 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 clic, commenti, campanella, così siete avvertiti, un like, un fiore, un fiore, un desiderio. Esprimete un desiderio quando mettete il like e si avvera. Pronostico e scommesse, non è oggi perché voglio vedere le partite, lo farò domani, quello per quanto riguarda la Serie A. Detto questo, ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao!